Viene eliminato in semifinale il Lazio dal torneo delle regioni, vince 2-0 il Piemonte. Tra le tantissime polemiche e strascichi che la gara si lascia dietro, si inizia con il colpo di testa di Ciaramella che dopo pochi minuti insidia la porta ma termina alto, uguale l'esito del colpo di testa di Mancino poco più tardi, quindi anche Sabatini non inquadra allo specchio, si rammarica il difensore di mister Iannone, ma l'opportunità più grande del primo tempo per il Lazio è triplice ed arriva poco più tardi, tiro di Jacobucci respinto, due tentativi da parte di Rotuno, si salva clamorosamente il Piemonte, poi il colpo di testa di Fiore termina sulla traversa. Potrebbe passare in vantaggio il Lazio verso il finale di frazione, ma l'arbitro ferma tutto per un presunto fuorigioco di Bizzocchi, che aveva trovato a centroarea libero Kovbasniuk ad inizio secondo tempo. Invece un altro episodio dubbio con Fiore che cerca di entrare in area di rigore, viene steso, ma l'arbitro fischia soltanto calcio di punizione dal limite, sul quale comunque Metawie manca di poco il bersaglio. Arriva quindi un'occasione anche per il Piemonte con Italiano che cerca il mancino al volo, risponde Jacobucci che respinge benissimo con il piede, poi un'opportunità ghiotta anche per Di Fiore che però calcia troppo debolmente. Passa il Piemonte invece verso il finale di gara con questa azione insistita sulla sinistra da parte di Pajuliuk, il numero 17 forse tocca di mano a seguito di un rimpallo, non ferma il gioco l'arbitro e quindi va a segno Leone su assist dello stesso Pajuliuk. Chiedono spiegazioni al direttore di gara i ragazzi di Iannone, ma è 1-0 Piemonte che sfiora il raddoppio con Italiano che deve però fare i conti con una grande parata da parte di Coronas. A chiudere la partita è Giacona poco più tardi, che parte in posizione di fuorigioco, non se ne accorge il guardaline, quindi sbaglia l'intervento Coronas ed il numero 7 è libero di mettere in fondo al sacco il raddoppio. Festeggia il Piemonte tra le polemiche dei ragazzi di mister Iannone, che vengono quindi eliminati ad un passo dalla finale. Escono comunque però a testa altissima dopo aver dimostrato il loro valore in questo torneo delle regioni.